Grazie Presidente. Sì, avevo già anticipato al consigliere Di Priamo che chiaramente questo argomento, cioè la rete idrica Montemiglioro, è già all'attenzione della Commissione Capitolina Lavori Pubblici che presiedo. Tant'è vero che sono in corso proprio delle email, quindi quello che dico io lo posso provare, e con dei residenti, comitati di quartiere di zona che mi stanno mandando la documentazione. E questo è avvenuto anche tramite, devo dire, i portavoce del Movimento 5 Stelle del municipio. Quindi voglio dire, è chiaro che ognuno ha i propri canali di comunicazione e anche da noi arrivano le notizie, e io infatti ho intrapreso da febbraio questo scambio di email per parlare di questa rete idrica di Montemiglioro. Aggiungo quindi se il consigliere Di Priamo può ritirarla. Perché dico questo? Perché noi, quando affrontiamo in commissione questi argomenti sulle reti idriche e fognarie, riusciamo con Acea ad avere un ottimo lavoro di squadra, ad avere una bella intesa che poi fa sì che i lavori vadano avanti, anche chiaramente su impulso della Commissione, che poi continua a scrivere e a monitorare i lavori di Aceato 2. Quindi per me è importante, perché l'avrei fatto perché è calendarizzata, che se d'accordo il consigliere Priamo si ritira la mozione. E ne parliamo sicuramente in Commissione Capitolina Lavori Pubblici, perché come abbiamo fatto per altre cose, come stiamo affrontando tantissimi argomenti sugli scolmatori, sul collettori e su rete fognaria, e devo dire con ottimi risultati. Grazie. Attendo comunque cosa ci dice il consigliere Di Priamo.